È la regola. Dai il libro degli spiriti di Allan Kardec, domanda: qual è la definizione di morale? Risposta: la morale è la regola per vivere rettamente, cioè per distinguere il bene dal male. Essa è fondata sull'osservanza della legge di Dio. L'uomo vive rettamente quando fa tutto per il bene di tutti. Domanda: ha l'uomo in sé i mezzi per distinguere ciò che è bene da ciò che è male? Risposta: sì, quando crede in Dio e vuole seguire la virtù. Dio gli ha dato l'intelligenza per non deviare dal sentiero del bene. Domanda: l'uomo, poiché è soggetto a errare, non può ingannarsi nell'apprezzamento del bene e del male, credendo di far bene, quando invece fa del male? Risposta: Gesù ve l'ha detto. Fate o non fate agli altri ciò che vorreste che si facesse o non si facesse a voi. Osservate questo precetto e non vi ingannerete. Domanda: perché nella natura delle cose il male è morale? Non poteva Dio creare l'umanità in migliori condizioni? Risposta: ve lo abbiamo già detto. Gli spiriti furono creati semplici e ignoranti. Dio lascia all'uomo la scelta della via che deve seguire. Peggio per lui se sceglie la cattiva, poiché il suo pellegrinaggio sarà più lungo. Così lo spirito acquista esperienza e impara a conoscere il bene e il male. Ecco il perché dell'unione dello spirito col corpo. Domanda: il bene e il male sono assoluti per tutti gli uomini? Risposta: la legge di Dio è identica per tutti. Il bene è sempre bene, il male è sempre male, qualunque sia la condizione dell'uomo. La differenza sta nel grado di responsabilità e nell'intenzione. Domanda: il selvaggio, che nutrendosi di carne umana cede al suo istinto, è colpevole? Risposta: il male dipende tutto dalla volontà di farlo. L'uomo è tanto più colpevole quanto più sa quello che fa. Commento: le guide che si sono manifestate attraverso la medianità successiva ad Allan Kardec hanno spiegato che la morale è la risoluzione del sentire in un sentire più ampio, indipendentemente dall'io. Mediato o no dall'esperienza, la morale sorge uguale per tutti ed essa, che agli inizi è una legge esterna all'individuo, sfocia progressivamente nella legge interna all'individuo, che è amore. Allora non si teme più il giudizio degli altri e non si teme nemmeno di non essere riamati, perché l'amore è diventato il premio di chi ama.